partenza ufficiale all'Aurum di Pescara per l'Ufficio dell'Europa nell'area metropolitana, con un evento dedicato all'Europa dei giovani, Green Deal, economia circolare e sfide digitali. L'UEAM, inaugurato da poco, offre servizio intercomunale tra Pescara, Montesilvano e Spoltore in vista della nuova Pescara per formazioni e imprese, soprattutto giovanili. Ascoltiamo Salvatore Di Pino, consigliere comunale alle politiche europee. Tanti ragazzi, studenti delle scuole, dell'ITS Moda, dell'Istituto Di Marzio, dell'ITC di Penne, che hanno animato la nostra Sala Europa e hanno anche in qualche modo ci hanno mostrato le attività che hanno portato avanti, i progetti che hanno realizzato anche attraverso appunto fondi europei, mostrandoci insomma nel concreto quali sono poi i risultati di queste iniziative che a volte noi vediamo così sulla carta ma non comprendiamo a fondo. Invece è bello anche vedere quello che effettivamente viene fuori come risultato da queste iniziative progettuali. Il Comune di Pescara è capofila, è un progetto fortemente voluto dal sindaco di Pescara Carlo Masci, ma c'è un'unione con gli intenti con gli altri due comuni dell'area metropolitana, quindi Spoltore e Montesilvano, e infatti il progetto UEAM e l'Ufficio Europa dell'area metropolitana proprio è una convenzione con i tre comuni principali dell'area metropolitana per portare avanti un'attività di informazione, di formazione, di assistenza, di orientamento su quelle che sono le tematiche europee e le opportunità che l'Europa mette a disposizione. Fabio Petricca, Associazione Abruzzo in Europa. L'obiettivo preciso è quello di sviluppare la cultura europea e degli obiettivi delle politiche europee per tramutarli in progetti capaci di essere candidati a dei finanziamenti nei vari programmi a gestione diretta della Commissione europea. In particolare, se vogliamo parlare del settore moda che abbiamo trovato oggi, penso soprattutto alle call aperte sul programma Europa Creativa, che nel settennato 21-27 si è aperto anche alla moda e all'architettura, oltre che alle tradizionali arti della danza e del teatro e delle altre arti, oppure ad altre call specifiche come quelle che vengono pubblicate per il programma Horizon sulla tematica dell'economia circolare e della di sostenibilità, ma in tutte quelle fonti di finanziamento che un progetto simile può aspirare.